stavo registrando. Buonasera. Ciao. Ciao. Un uccellino mi ha detto che oggi è il tuo compleanno. No, ciao. Questo è da tagliare in italiano. Oggi è praticamente il 27 marzo ed è il mio compleanno. Tanti auguri a me, tanti auguri. Ciao! Ciao! Bene, meno male che sei venuto. Ma allora fammi gli auguri più decentemente. Vuoi vedere un bel augurio? Sì! Ok, aspetta. Perché? Dove vai? Perché non si può dire, c'è una sorpresa. Va bene. Mi ha lasciato solo. Sono i cavalieri del nord, ma non importanti, sono un grande partenariato. È bellissimo. Tutti. Com'è che fa la canzone? A vincere. A vincere. Va bene. È bellissimo. So che a te piacciono. Il sagittario, il mio cavaliere preferito. Grazie. Bacio. Questo è un vlog praticamente, ora non faccio, oggi non faccio vedere le cose di Adriana. Se le volete vedere cliccate qui sopra, così vedete il video dell'inaugurazione del suo negozio. Ora sono qui, facciamo un po' di chiacchiere. Sì, ti devo far vedere un'altra cosa, non è finita, aspetta. Tanti auguri. Un'altra torta. Sì, coccorino e piccina. È bellissimo. Eh sì, perché ho visto che ti piaceva la drip. Sì, appena ho visto quella l'ho detto, ma dopo quella te l'ho drippata. Sì, è bellissimo. Baci per Giao. Questo è un regalo di Roberto che sta filmando ora ed è un peluche che cercavo praticamente da una vita. Ho la scimmia blu, bellissimo. Ma quello è il documento di trasporto, la lettera di accompagnamento. Stiamo a parlare. Un biglietto di auguri, che stanno i soldi. Oh, io basta, lo so. Grazie Roberto, molto gentile. Questo biglietto è... Sono ricco! Sono ricco! Poi... Sì, c'è anche lo scontrino, che carino, grazie. Quella gli ho detto di toglierlo. Sta registrando ancora? Certo. Queste sono le torte che mi ha regalato Adriana. Questo è lo scrigno del cavaliere dello zodiaco del Sagittario che è qui. Io non sono del Sagittario, sono dell'Ariete, però il Sagittario mi piace di più. E questa è l'altra torta. Ora la scimmia bellissima la lasciamo qua. Non sapevo che c'era pure la scimmia. Ora apriamo questo più grosso. Cosa sarà? Amore! Ok, questa la metto insieme a altre console e farò un video unboxing. Ma c'è pure un joystick a parte. L'ultimo Mozenda, bellissimo. Stupendo, vabbè, ovviamente è di qua. Io mi ricordo che negli anni 60 c'era un film che si chiamava Prigioniero di Zelda, che era a sfondo erotico, ma non sappiamo. Allora, questo è lo zaino per le mie macchine fotografiche. Al momento... Non si dice le tue macchine fotografiche, il mio parco macchine. Il mio parco macchine? Bravo, Roberto! Al momento qui ce n'è una
questo spazio c'è la macchina che sta riprendendo ora, che è il regalo che mi sono fatto da solo per il mio compleanno. E sarebbe, ora ve la faccio vedere, riprendo col cellulare. E ora tagliamo la torta e vediamo com'è dentro. Allora, ovviamente per la sicurezza della circolazione stradale, io vi farò la prova del palloncino prima di uscire di casa.